Salve, benvenuti nel mio canale. In questo video andremo a conoscere le complicazioni. Cosa sono le complicazioni? Le complicazioni sono tutte quelle funzioni aggiuntive che vanno ad indicare informazioni che vanno ad aggiungersi all'indicazione di ora, minuti e secondi di un orologio da polso. Questo orologio, l'abbiamo visto anche nei video precedenti, un vostro canfibia meccanico, ha l'indicazione esclusiva dell'ora e dei minuti e dei secondi, quindi le tre sfere classiche e nulla di più, null'altro. Questo è il quadrante più semplice che potete trovare in un orologio da polso. Alcuni orologi mancano anche dell'indicazione dei secondi, ma io questi non li prendo in considerazione perché, come vi ho detto, l'indicazione dei secondi è fondamentale non solo per conoscere i secondi, come diciamo trascorrere del tempo, ma per capire se l'orologio è in funzione oppure no. Quindi, per me l'orologio da polso deve indicare almeno queste tre informazioni: ore, minuti e secondi, cioè un classico orologio a tre sfere. Tutto quello che va ad aggiungersi come informazione a quelle che riporta questo orologio, quindi iniziamo dalla più semplice complicazione, la data, sono appunto informazioni aggiuntive che sono chiamate complicazioni. Perché sono chiamate complicazioni? Perché vengono aggiunte al quadrante non solo a livello visivo, quindi con dei quadranti aggiuntivi, ma tramite appunto una complicazione del movimento meccanico che permette di aggiungere queste funzioni. Quindi un movimento meccanico, il più semplice che c'è, è quello che troviamo all'interno di questo orologio, perché questo deve indicare esclusivamente queste le tre informazioni di ore, minuti e secondi. Appena andiamo ad aggiungere altre informazioni, andiamo a complicare il movimento che è all'interno dell'orologio. Quindi abbiamo detto, la prima complicazione qual è? È quella della data, di aggiungere un datario. Per aggiungere un datario, abbiamo visto, si può aggiungere solo la data del mese, eccola qua, in questo quadrante è a ore 6, la data del mese. Ok? Poi esiste un quadrante più completo che aggiunge anche il giorno della settimana. Quindi giorno del mese, giorno della settimana. Esistono quadranti ancora più completi che aggiungono un calendario completo, quindi avremo anche il mese e l'anno. Queste sono tutte complicazioni che appunto riguardano il datario. Per aggiungerle a un movimento meccanico bisogna aggiungere degli ingranaggi, quindi aggiungere un disco data, uno o più dischi data, perché qui all'interno di questo quadrante c'è un disco sotto proprio al quadrante, un disco che ruota ogni 24 ore e appunto fa uno scattino ogni 24 ore per indicare il giorno successivo. E lo stesso avviene se avesse anche il giorno della settimana. Quindi quando troviamo indicato, per esempio, lunedì 10 sono indicati il giorno del mese e il giorno della settimana tramite questi dischi che ruotano e tramite degli ingranaggi aggiuntivi. Quindi ecco, la prima complicazione è proprio questa. Ma la complicazione che tutti conosciamo, la più diffusa, la più famosa, è la funzione cronografica, cioè il cronografo, come appunto in questo quadrante. In questo quadrante è stata aggiunta la funzione cronografica. Per
Praticamente abbiamo visto che per misurare un tempo possiamo usare la lunetta. La lunetta permette di misurare un tempo in maniera però molto approssimativa. Parliamo di tempi dell'ordine di minuti, quindi non è proprio il modo, è vero, un modo molto semplice, pratico, ma non è il modo migliore per prendere un tempo. Per prendere un tempo con una precisione molto più elevata si usa la funzione, la complicazione cronografica. Ecco perché in questo quadrante sono stati aggiunti una lancetta, vedete, immobile, ferma allo zero, okay? Un quadrante aggiuntivo per i minuti e i secondi sono stati decentrati al 9, quindi questa è l'indicazione dei secondi al 9. Queste invece lancette aggiuntive cosa mi permettono di fare? Mi permettono di prendere un tempo in maniera molto più precisa rispetto all'utilizzo della lunetta che abbiamo negli orologi subacquei. Quindi andiamo a vedere. Prima cosa la Carrure. Eccola qua. La Carrure presenta, oltre al foro della corona, questo centrale, presenta due altri fori. Uno a ore 2 e uno a ore 4. Vedete? Eccolo qua. Quindi questa complicazione, la funzione cronografica, per essere, diciamo, attivata ha bisogno di due pulsanti aggiuntivi, uno ad ore 2 ed uno ad ore 4. Quindi la Carrure è forata in questo caso in tre punti. Poi vedremo che in realtà ha un ulteriore foro, questo qua, ma questa ha tutta una funzione completamente diversa. Ok, questo è un movimento meccanico, sempre un movimento di derivazione russa, ma la funzione cronografica è presente anche negli orologi al quarzo. Questo è un orologio al quarzo. Vedete come i quadrantini aggiuntivi possono prendere delle disposizioni che sono del tutto a discrezione del marchio e del modello in base a come meglio disporli nel quadrante. Quindi in questo caso abbiamo visto, e nel caso precedente abbiamo visto nel Polshot, abbiamo visto che i secondi erano ad ore 9. Qui invece i secondi sono stati indicati da questo quadrantino ad ore 6. Vediamo, confrontiamoli. Ecco. Quindi i secondi, che movimento meccanico, sono continui, sono ad ore 9 nel Polshot, e sono ad ore 6, movimento a scatti, quindi abbiamo un movimento al quarzo, nello Swatch. Questo è uno dei primi cronografi fatti dalla Swatch negli anni 80. Ok, quindi allora, rispetto al Polshot, abbiamo sempre sì la lancetta ferma centrale, che poi faremo partire e ci permetterà di misurare un tempo, ma abbiamo altri due quadrantini. Perché questi due quadrantini? Questi due quadrantini aggiuntivi, qua ce n'è, vedete, uno solo, e indica una scala che arriva a 30, cioè il giro completo di questo quadrantino arriva. Qua ci sono molti riflessi, è bellissima, una lavorazione bellissima, permette di vedere, eccolo qua, forse così si riesce a vedere. Praticamente sono indicati 30, vedete, 30 intervalli. Qua invece, andiamo a vedere nello swatch, ecco qua, i minuti, eccoli qua, sono indicati da questo quadrantino qua. E ce ne sono 60, quindi qui è possibile cronometrare fino a 60 minuti. Quest'altro quadrante andremo a vedere cosa permette di fare. Iniziamo però dal Polshot. Prendiamo il Polshot e andiamo a far partire la funzione cronografica. Abbiamo visto come anche nello Swatch la Carrure ha due pulsanti aggiuntivi. Questo
Questa è la disposizione che troverete più comunemente. Quindi centrale la corona e due pulsanti aggiuntivi a ore 2 e ore 4 per le funzioni cronografiche. Questo, diciamo, è la disposizione classica che troverete più spesso, ma non è utilizzata dal 100% degli orologi. In alcuni orologi, per esempio, le funzioni cronografiche si attivano tramite due pulsanti che si trovano qua in posizione alta rispetto al quadrante, posizione praticamente che dà il nome a questo tipo di orologi cronografici, avendo questi due pulsanti qua su in alto, sembrano due corna e infatti si chiamano bull, cioè toro, sono cronografi con la funzione cronografica che sembrano appunto le corna di un toro, che sono qua. Ma io non ne ho quindi da far vedere. Comunque diciamo che queste sono tutte varianti, ma nel 95% dei casi le funzioni cronografiche si attivano con questi due pulsantini. Vediamo come funzionano. Allora, iniziamo. Pulsante superiore attiva il cronografo. Eccolo qua. È partito il cronografo, quindi vedete io sto misurando un tempo in maniera molto più precisa rispetto alla lunetta. La lunetta, abbiamo detto, riesce a misurare un tempo orientativamente in minuti. Invece qui abbiamo già una precisione maggiore, stiamo misurando un tempo in secondi. Quindi vedete, guardate, mentre sta andando, la funzione cronografica è partita, i secondi ad ore 6 rimangono indipendenti, quindi l'indicazione dei secondi continua a ruotare ad ore 6, ma la funzione cronografica indica che sono trascorsi 40 secondi e così via. Quindi io posso avere un'indicazione molto precisa di un tempo. In questo caso stiamo già parlando di una precisione dell'ordine dei secondi. Ora guardate cosa succede appena arrivano i 60 secondi. Vedrete che il quadrantino dei minuti, ecco, ha effettuato quadrantino dei minuti ad ore 10, questo qua, avete visto, ha effettuato un piccolo movimento, cioè ha segnato il minuto. Ora, diciamo, facciamo questa prova. Il nostro evento termina qui. Guardate cosa succede al quadrantino ad ore 2. Non si è mosso. Perché? Ora rifacciamo andare. Ripremendo sul tasto ad ore 2, riparte. Quindi io posso stoppare la funzione cronografica, farla ripartire, ristopparla un'altra volta. Ecco, cos'era successo prima? Perché ho dovuto farla partire e ristoppare? Perché volevo farvi vedere cosa indica il quadrante ad ore 2. Il quadrante ad ore 2 indica il decimo di secondo. Quindi abbiamo un'indicazione precisissima, non solo a livello del secondo, vedete, è passato un minuto 25 secondi, ma qua abbiamo questo quadrantino che io, se riesco a, purtroppo è molto piccolo, indica i decimi di secondo, quindi ci sono 10 tacche, ogni tacca è un decimo di secondo. Avete visto, quando io ho stoppato la funzione cronografica, si sono stoppati i secondi, ma il quadrantino dei decimi di secondo è partito, ha indicato i decimi di secondo. Quindi con questa funzione cronografica io non solo ho misurato quanti minuti, quanti secondi sono trascorsi, ma anche quanti decimi di secondo, quindi sono trascorsi 1 minuto 25 secondi e 3 decimi di secondo. Questa è una precisione veramente elevata e la precisione a livello di decimi di secondo, centesimi addirittura di secondo, la otteniamo con un quarzo, eccolo qua, questo movimento al quarzo. Ora, cosa possiamo fare? Avete visto, con il pulsante ad ore 2 possiamo far ripartire il tempo da dove ci eravamo fermati e continua a indicare il tempo, ma una volta fermato, ecco, vedete ancora il quadrantino ha indicato 9 decimi di secondo, quando si è fermato il pulsantino ad ore 4 mi permette di resettare la funzione cronografica, eccola qua, e quindi poter
tornare a misurare un tempo. Si sono resettate tutte le lancette, sono tutte andate allo zero e io posso riprendere a far ripartire la funzione cronografica per misurare un nuovo tempo. Quindi questa complicazione ha un'importanza incredibile perché permette di misurare con estrema precisione un evento che può essere una gara di atletica, può essere una partita dove c'è un tempo di gioco che non è un tempo di gioco reale come nel basket. Nel basket ti dovrei ad ogni interruzione di gioco fermare il cronometro, diventa il cronografo, scusate, diventa una cosa. Ma in una partita di calcio, per esempio, il cui tempo di gioco è reale, non è un tempo di gioco che si interrompe ad ogni interruzione di gioco, è un tempo di gioco di 45 minuti per tempo, io lo faccio partire la funzione cronografica e mi indica quanti minuti sono trascorsi. Quindi io so esattamente la durata dell'evento. Io ho parlato di cronometro, mi è sfuggita questa parola, ma noi abbiamo detto che questa complicazione si chiama cronografo. Attenzione, cronometro è tutta un'altra tipo di significato. Sono parole simili, ma attenzione a non confondervi. Il cronografo è questa complicazione che permette di prendere un tempo. Il cronometro invece indica semplicemente un orologio meccanico che è stato certificato da un ente indipendente che ne ha certificato la precisione. Quindi, quando si parla di cronometri, parliamo di orologi meccanici la cui precisione è stata certificata da un ente certificatore come il Koch svizzero. Quindi, è una certificazione che aggiunge pregio ad un orologio. Avere un orologio che è certificato essere cronometro significa avere un orologio meccanico molto molto preciso, ma è stata certificata quella precisione. Io posso avere un orologio meccanico preciso, sì, perché è stato regolato, ma non è stata certificata. La certificazione avviene in maniera è un procedimento molto complesso. L'orologio che ha la certificazione di cronometro viene controllato in diverse posizioni, in diverse temperature, per cui ovviamente orologi che sono certificati cronometri non sono orologi da 300-400 euro, parliamo di orologi dal valore di migliaia di euro. Quindi quando si parla di cronometro non parliamo assolutamente di cronografi, funzione cronografica, ma stiamo parlando di un orologio meccanico la cui precisione è stata certificata da un ente indipendente. Ok, torniamo al cronografo. Il cronografo, abbiamo visto lo swatch al quarzo, mi dà anche il decimo di secondo. Ora invece vediamo il cronografo in un orologio meccanico. Questo cronografo lo facciamo partire esattamente come vedete, come nel quarzo è partito. I secondi ad ore 9 continuano sempre indipendentemente a indicare i secondi dell'orologio e qui stiamo prendendo un tempo. Questo tempo, vedete, scorre in maniera fluida, continua. Quando io fermo la misurazione cronografica, so esattamente quanti secondi sono trascorsi. Se fosse trascorso più di un minuto, tramite il quadrantino ad ore 3 avrei la misurazione anche dei minuti. Quindi qui leggo i minuti e i secondi che sono trascorsi. Sempre come nello swatch, qua con il pulsante a ore 4 abbiamo il reset della funzione cronografica. Quindi abbiamo visto, ovviamente qua non c'è l'indicazione del decimo di secondo perché orologi meccanici che misurano il decimo di secondo esistono, ma sono di valore, ecco, sono meccanicamente ancora più complessi, quindi adesso non ne ho per dimostrarvene, ma esistono anche orologi meccanici che misurano il decimo di secondo, come esistono anche orologi al quarzo che misurano il centesimo di secondo. E
andiamo a vedere un orologio digitale. L'orologio digitale, nell'orologio digitale la funzione cronografica, questo è un orologio digitale a quarzo, la funzione cronografica è una funzione che ha una precisione ancora più elevata e infatti parliamo di centesimo di secondo. Come si attiva? Tramite sempre i pulsantini, ogni orologio ha la sua disposizione di pulsantini. Per esempio, in questo Casio abbiamo, vedete qui scritto mode, cambiamo la modalità tramite il tasto ad ore qua in basso a sinistra. Premiamo, premiamo, vedete, ecco, questa è la funzione alarm. ST. ST significa stopwatch, cioè cronografo. Siamo andati nella funzione cronografo, esattamente la stessa funzione degli orologi analogici, ma qui è una funzione digitale. Ok, come facciamo a farla partire? Ripeto, ogni orologio digitale ha la sua funzionalità di tastini che può essere differente. Vedete, di solito è indicata nel quadrante start, stop, qua è indicato. Infatti io vado a premere, ecco qua. Qui abbiamo in maniera molto anche facile, di facile lettura, abbiamo un cronografo con una precisione del centesimo di secondo. Quindi in un orologio dal costo di neanche 30 euro abbiamo una funzionalità che è quella del cronografo stopwatch con la precisione del centesimo di secondo, che in orologi analogici è molto difficile trovare. Perché soprattutto nei meccanici è praticamente quasi introvabile, ma anche nei modelli a quarzo è una funzione, il centesimo di secondo, che non è molto comune. Qui allora noi cosa facciamo? Stiamo misurando un tempo facilmente, premendo di nuovo la funzione start, vedete, è indicato stop, io lo posso, ecco, fermare, mi dice che sono trascorsi 55 secondi e 86 centesimi di secondo. Quindi una precisione veramente elevatissima. Con la funzione dove c'è scritto light di luce, abbiamo anche in questo modello il reset cronografico. Eccolo qua. Avete visto il bagliore della luce? Abbiamo resettato la funzione cronografica. Quindi, negli orologi digitale, queste funzioni che negli orologi analogici richiedono una complessità nella disposizione dei quadrantini e anche più difficoltà nel leggere l'indicazione di secondi, decimi. Un orologio digitale è di una leggibilità assoluta, estrema, veramente. Se ora io continuo a premere, ritorno nella modalità di indicazione dell'ora. Quindi avete visto anche come in un quadrante digitale l'indicazione cronografica sia assolutamente precisa e facile da leggere. Qua invece ovviamente diventano delle vere e proprie complicazioni, dovendo aggiungere quadrantini aggiuntivi e ovviamente una meccanica molto più complessa, soprattutto ecco, nell'orologio meccanico. Qui abbiamo una vera e propria complicazione meccanica. Se noi andassimo a vedere il movimento, vedremo che ha una complicazione meccanica di molto superiore ad un semplice orologio tre sfere che deve solo indicare praticamente il tempo tramite indicazione di ore, minuti e secondi. Bene, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al canale, cosa che per me è molto importante per poter crescere come numero di iscritti e quindi poter avere delle funzionalità aggiuntive nel canale. Quindi ecco. Iscrivetevi al canale e se potete anche attivate la campanellina così non vi perderete nessuno dei prossimi video. Prossimo video in cui andremo a cercare di capire meglio come funzionano gli orologi meccanici. Andremo a scoprire
che cos'è uno scappamento, che cos'è un bilanciere, che cos'è un'alternanza ora, quindi come si misurano l'oscillazione del bilanciere, eccetera. Quindi il prossimo video sarà un po' andremo un pochino più nel dettaglio degli orologi meccanici. Per questo video è tutto, un saluto da Chris.